Benvenuto al tutorial di Rims Racing. E così aspiri a essere il prossimo campione professionista di Rims Racing? Benissimo. Prima di tutto iniziamo dalle basi. Completa un giro sul circuit Zolder. Buona fortuna e fai del tuo meglio. Congratulazioni! Hai completato il tutorial di Rims Racing. È tutto pronto per iniziare una nuova stagione. Il calendario è pieno di eventi su circuiti internazionali e tracciati stradali molto impegnativi.
Avremo a che fare con alcune delle moto più veloci e performanti che siano mai state costruite. Ma ricorda, non basta la velocità per diventare il nuovo campione del mondo RIMS. Dovrai analizzare le condizioni di ogni evento e studiare le migliori strategie per ottenere un setup che sia sempre competitivo. Se ci prenderemo cura delle moto, non ci deluderanno. Cominciamo! Il team ti aspetta! Benvenuto nel tuo quartier. Thank you.
Accedi al controllo stato moto per tenere sotto controllo lo stato della moto. Ogni componente della moto ha le sue statistiche e il suo valore di condizione. Con il controllo stato moto puoi sempre tenere traccia dello stato dei componenti principali. Le icone dei componenti forniscono informazioni sui loro valori di condizione: buono, medio, scarso, logoro. Qui puoi visualizzare tutte le informazioni riguardanti il componente pneumatico posteriore. Come puoi vedere, alcune informazioni hanno bisogno di essere sbloccate, ma ne parleremo più avanti. Puoi fare con calma, nel CSM il tempo non scorre. Bene. Ricorda, se c'è qualcosa che non va nel comportamento della moto, controlla il CSM. Consulta liberamente il CSM ed esci pure quando hai finito. Durante un incidente, un'impennata o uno stoppi, il controllo stato moto non è disponibile. Nella pit lane per effettuare un pit stop. Nella pit lane la moto entra in autopilota. Approfitta di questo momento. Adesso monta degli pneumatici nuovi. Cambia la pressione, fai rifornimento e conferma quando sei pronto.
devi coordinare il tuo team per fargli applicare le modifiche che hai scelto. Esegui le azioni che appaiono a schermo il più velocemente possibile. Lavoro. Ora uscirai dalla pit lane in autopilota. Completa l'ultimo giro e prova a realizzare il tuo tempo migliore. Thank you.
Fantastico. Diamo un'occhiata alle tue ricompense. Questi sono i crediti, che puoi usare per comprare nuovi componenti per le tue moto, nuovi equipaggiamenti per il pilota e per sbloccare aree del quartier generale. Accumula punti pilota per migliorare il tuo distintivo RIMS e punti team per sbloccare le abilità in diverse aree del quartier generale. Hai completato l'evento. Ora torniamo al quartier generale. Bentornato! Come già detto, il valore di condizione di ogni componente della tua moto diminuisce a seconda del suo uso. Un pilota professionista sa quanto sia importante la manutenzione per avere la moto al suo massimo. Andiamo alla postazione moto. Adesso possiamo dirigerci all'officina. Manutenzione e miglioramenti si svolgono nell'assemblaggio moto. Andiamo lì. Benvenuto nell'assemblaggio moto. Qui puoi ispezionare e gestire tutti i componenti equipaggiati sulla tua moto. Mentre guidavi ho comprato delle nuove pastiglie anteriori. Cambiamole. Prima di tutto, dobbiamo aprire la lista dei componenti per scegliere quello su cui lavorare. Scegli le pastiglie anteriori. Qui puoi vedere da vicino il componente scelto insieme ai componenti coinvolti nella procedura. Smonta le pastiglie anteriori. Segui i passaggi descritti sullo schermo per smontare il componente. Ora abbiamo rimosso le pastiglie, ma visto che sono collegate alle pinze anteriori, anche queste ultime sono state smontate. Cambiamo le pastiglie anteriori. Ora equipaggiamo le nuove pastiglie dal tuo inventario. Ora montiamo le nuove pastiglie nelle pinze anteriori. Segui i passaggi come hai fatto per la procedura di smontaggio. Ottimo lavoro! Ricorda, i componenti obbligatori sono indicati da un'icona lampeggiante. Non sarai in grado di guidare se non sono montati sulla moto. Ora andiamo all'inventario per vendere le pastiglie anteriori usate. Ora accediamo all'inventario. Qui puoi trovare una lista di tutti i componenti contenuti nel tuo inventario, oltre a quelli montati sulla moto. Per il momento vai nella categoria pastiglie anteriori. Più tardi avrai tempo di esplorare tutto l'inventario. Vendi le pastiglie per guadagnare dei crediti. Perfetto. Ricorda, più è basso il valore di condizione, meno crediti guadagnerai dalla vendita. Tuttavia, i componenti usurati hanno una scarsa utilità e lo spazio nell'inventario è limitato, quindi è consigliabile venderli. Torniamo al quartier generale. Congratulazioni! Hai completato il tutorial della carriera di RIMS Racing. Esplora liberamente il quartier generale
Sei tu il capo adesso. Ti ho insegnato tutto quello di cui avevi bisogno. Ora tocca a te diventare un campione. Benvenuto nell'area ricerca. Qui guadagnerai punti team vincendo eventi. Ma prima devi assumere dei ricercatori pagando una quota in crediti. Assumendo ricercatori sbloccherai anche le loro richieste, che se soddisfatte possono fruttarti delle buone ricompense. Investire punti in abilità di ricerca ti permette di sbloccare più informazioni sui componenti nel CSM, oltre a informazioni utili sulle configurazioni delle moto dei tuoi avversari. Alcune voci del calendario includono eventi multipli. Usa le azioni dedicate per selezionarli. Leggi attentamente le informazioni dell'evento per pianificare strategicamente la carriera. Dopo aver scelto l'evento a cui vorresti partecipare, inizialo come al solito. Benvenuto nell'area management. Qui puoi acquistare abilità usando i punti team. Guadagnerai punti team vincendo eventi, ma prima devi assumere dei manager pagando una quota in crediti. Assumendo dei manager, sbloccherai anche le loro richieste, che se soddisfatte, possono fruttarti delle buone ricompense. Investire punti in abilità di management permette di sbloccare maggiore spazio nell'inventario, accedere a sconti nel negozio e guadagnare più crediti dagli eventi e dai componenti venduti. Benvenuto nell'area ingegneristica. Puoi acquistare abilità usando i punti team. Guadagnerai punti team vincendo eventi, ma prima devi assumere degli ingegneri pagando una quota in crediti. Assumendo ingegneri, sbloccherai anche le loro richieste, che se soddisfatte, possono fruttarti delle buone ricompense.
Investire punti in abilità ingegneristiche permette di ridurre la velocità di usura, velocizzare le procedure meccaniche e sbloccare slot addizionali per la configurazione della moto.
You